Scintilletta, Fabio Volo e Matteo Salvini alla trasmissione radiofonica Il Volo del Mattino. Tutto era cominciato con un accordo, niente querele, possiamo anche insultarci durante il dibattito se avremo posizioni diverse. In collegamento telefonico con la trasmissione Salvini avrebbe dovuto subire una serie di osservazioni da parte del buon Fabio Volo. Io sono d'accordo con te su molte cose. È vero che l'immigrazione è un problema europeo, non italiano, si può essere d'accordo con te anche su Renzi, ad esempio, però credo che quando scrivi tweet in cui racconti gli immigrati che saltano la fila al pronto soccorso, ecco lì, credo che tu sia un po' una Putin e Putin. I tuoi tweet sono tutti riguardo nemici comuni, da Renzi a Marino, passando soprattutto per gli immigrati, ma una critica costruttiva. Avrebbe detto il buon Fagiuolo, gli italiani più semplici in questo modo avranno qualcuno con cui prendersela quando i veri problemi sono l'evasione fiscale che sottrae ai cittadini tantissimi servizi. Da giovane c'ero cascata anche io, lavoravo nei campi dell'azienda di mio papà e leggevo i volantini della Lega Nord che parlavano dell'evasione fiscale al sud e pensavo ma che merda che sono questi del sud, Salvini, però non ci sarebbe stato e avrebbe ribattuto nel seguente modo. Si devono fare battaglie su entrambe le questioni. Ci sono stranieri che lavorano nei mercati rionali accanto agli italiani ma non pagano le tasse e fanno concorrenza sleale. E quando il buon Fabio Volo avrebbe chiesto spiegazioni in merito alle situazioni della Lega Nord durante il regno di Umberto Bossi, avrebbe risposto nel seguente modo: non so niente di quei movimenti di denaro e nella sede ci hanno lasciato anche senza riscaldamento. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, questo sarebbe quanto, non intendo entrare nel merito della questione perché non mi compete, non sono un giudice o una persona che vuole esprimersi più di tanto, però lascio a voi l'arduo compito o il compito più come preferite di commentare. Grazie, un saluto.